di puntata in puntata Offset cresce sempre in più. Infatti qui al Festival del Cinema ogni giorno c'è la sorpresa nuova. Qual è la sorpresa di oggi? La sorpresa di oggi, Alissa, siamo proprio noi, le inviate speciali di Offset. Siamo qui al Festival del Cinema di Roma e alle nostre spalle, così come stanno passando i VIP, i registi, gli attori, sono con noi anche i ragazzi dell'ITS, Istituto Rossellini, Fondazione Rossellini, che per un'esercitazione sono qui alle nostre spalle e presto li andremo ad intervistare. Wow, Francesca, qual è la missione del giorno? La missione del giorno appunto è quella di andare ad intervistare questi ragazzi. Dobbiamo ringraziare però la nostra conduttrice ufficiale, Eleonora Rossini, che sicuramente è qua in giro per l'auditorium a fare interviste, ad accalappiare VIP, registi, nomi importanti, star del... Ma torniamo ai ragazzi della scuola Rossellini, perché i protagonisti è proprio loro oggi nella nostra puntata. È proprio bello vedere questi giovani che si immergono con la loro creatività direttamente dalla scuola. Chissà, magari prima o poi saranno anche loro qua su Red Carpet. Certo, Alissa, perché questo Red Carpet va a testimoniare questa bellissima festa, una bellissima festa che ha dietro di sé un'organizzazione molto ampia, rigorosa, e quindi domani... Ma non sveliamo troppo, perché proprio domani su Offset sarà una puntata dedicata direttamente a questo, a tutto quello che c'è dietro il cinema. Pensa, andremo ad intervistare addirittura gli addetti alla sicurezza, il catering, camerieri, tutto quello che c'è dietro appunto per un'ottima riuscita. Il Festival del Cinema di Roma è un'ottima, una festa per tutti, insomma, quindi divertiamoci. Abbiamo visto alle nostre spalle i ragazzi dell'Istituto Rossellini, abbiamo visto VIP che stavano per passare, quindi i protagonisti di questa grandissima festa. Che dici, Francesca, andiamo? Sì, è proprio ora di andare, Alissa, credo sia proprio ora. Very good, Francesca, let's go. Io qui, poi tra l'altro a Roma porto due film, uno sono anche regista, da produttore ne porto due, quindi dicevo prima Ore 12, che fa parte del gruppo di Corti L'altra faccia di Gomorra, che per la prima volta viene presentato qui al Festival di Roma, e la regia di Tony D'Angelo, lì anche lì è un gangster, ma dove alla fine in questo corto prevale tutt'altro rispetto al crimine. Poi c'è il mio film che si chiama Largo Baracche, che è un film che racconta un pezzo, piccolo pezzo di Napoli, che è questa zona che si chiama Quartieri Spagnoli, e in particolar modo questa piazza che si chiama Largo Baracche, dove anticamente, quando gli spagnoli costruirono i quartieri spagnoli, questo era un luogo destinato alle donne che si prostituivano, e misero gli spagnoli in questo Largo Baracche delle baracche dove queste persone appunto potevano esercitare la loro attività senza dare fastidio agli altri. Allora, giovane regista emergente, Tony D'Angelo, è qui presente al festival con un suo cortometraggio. Sì, buonasera. Cortometraggio al titolo Ore 12, è prodotto da Figli del Bronx e Gaetano Di Vaio. È un progetto diciamo che parte da un laboratorio organizzato a Scampia che va di pari passo con la serie Gomorra, insomma. E come vi abbiamo promesso, ecco qui una delle studentesse dell'ITS Fondazione Rossellini. Abbiamo qui con noi la prima studentessa che ci racconterà un po' di lei. Vediamo un po', Alissa, cosa ne pensi? Benissimo, allora Margherita, giusto? Sì. Tu studi in questa scuola Rossellini. Cosa studi e quale anno fai? Allora, io sono al secondo anno e facciamo un corso che si chiama Specialista in Ripresa, Produzione, Cine e TV con Virtual Set, e tutti vi state chiedendo cos'è, e in realtà è un corso molto di alta specializzazione dove affrontiamo varie materie come studio dei software, di montaggio, anche linguaggio cinematografico, e soprattutto è concentrato su realtà virtuale, scenografia virtuale, poi finalizzato alla messa in onda di set virtuali. Wow, una impresa! E oggi avete fatto un po' di esperienza qui al cinema?
Sì, abbiamo fatto del girato, abbiamo provato a fare dei video così sul backstage, intervistando un po' di persone per sapere le opinioni, vedere un po' come va la movida che si muove intorno al festival. Bellissimo Margherita, senti, quali sono le tue impressioni? Che cosa ti sta dando questa grande festa che è il Festival del Cinema di Roma? A livello diciamo emotivo e anche di studio tantissimo, perché comunque ho la possibilità di incontrare tantissime persone del settore e anche persone diciamo dell'età nostra, molto giovani, che magari già lavorano e che quindi possono portarti la loro esperienza e anche magari qualche volta regalarti qualche consiglio così diciamo di sfuggita, ecco. Certo. Quindi... Senti, ma hai avuto modo di parlare con un nome, un grande nome, perché qui insomma il Festival del Cinema si respirano nomi star, VIP e grandi cose. Hai avuto il modo di parlare con qualcuno di loro? In realtà così in modo ufficioso ho parlato con Lucchetti che faceva il casting e quindi mi sono mezza intrufolata nel casting per potersi un po' parlare, e lui, ho visto che è una persona veramente molto preparata, dava molte informazioni agli attori, quindi per me che vorrei fare regia è stato bello scoprire come poter dirigere una persona, magari come poter tirare fuori quello che tu vuoi da una scena. Poi abbiamo visto, non so, varie personalità. Una intervista che abbiamo fatto alla signora Cinzia Tani è stata molto bella, perché è una persona che trasmette tantissima passione per quello che fa, e penso che sia una cosa fondamentale per chi vuole fare questo lavoro. Infatti dicevamo che voi oggi siete qua per fare una specie di tirocinio o una pratica, giusto? Vedo anche dietro le tue spalle i tuoi colleghi. Sì, siamo qui diciamo con tutti i miei colleghi del corso, stiamo facendo delle riprese, ci sono i ragazzi che si occupano della parte video, gli altri invece che si specializzano nella parte audio, ci abbiamo insomma un po' di tutto per poter provare a fare questa piccola esperienza di praticantato. Va. È proprio detto bene, esperienza, vedo negli occhi di questi ragazzi tanta passione, tanta creatività che porta un'esperienza, secondo me è questo che resta poi nei vostri cuori e anche che portate nella vostra esperienza futura. Di lavoro, giusto? Qual è la più grande aspirazione per te, quello che tu diciamo sogno nel cassetto, una cosa che ispiri di fare come regista? Mi piacerebbe fare sicuramente un film, insomma mi piacerebbe fare la regista e di come genere di film non saprei, mi piacerebbe dirigere un film con un alto budget, ma chiaramente siamo in Italia, quindi credo che questa è un'aspirazione un po' troppo alta. E noi Margherita te lo auguriamo, perché sei qui al Festival del Cinema di Roma passando dalla Fondazione Rossellini, quindi è tutta una garanzia e noi te lo auguriamo di cuore. Grazie, ok Margherita, grazie a te. Grazie a voi. Tanto. Grazie. Bocca al lupo. Crepi. Grazie. E sempre dal Festival del Cinema di Roma, siamo sempre offset e abbiamo con noi un altro ragazzo dell'ITS Fondazione Rossellini che è qui con noi pronto per farsi intervistare. Lui è? Simone. Ciao Simone, quanti anni hai? 32. 32 anni, che anno studi? L'ultimo, perfetto. Cosa studi? L'ITS, che è specializzazione in virtual set. Perfetto. Parlaci un po' di questa tua specializzazione, che cosa studi nello specifico, cosa ti piace, cosa vorresti fare appunto? Allora, l'ITS diciamo che è un istituto di formazione a livello universitario, diciamo quasi tipo un master, dura 2 anni e poi ci sono 500 ore di stage. Il nostro è orientato verso il cinema, io sinceramente vorrei fare il direttore della fotografia o il colorist, E nulla questo, insomma studiamo quasi tutte le materie di cinema, dalla ripresa alla post-produzione, quindi visual effect, montaggio. Quindi un percorso di studi molto intenso, molto formativo. Ascoltami, i giovani al cinema, i giovani del cinema, consiglieresti insomma l'iscrizione alla Fondazione Rossellini? Per quale motivo? Che cosa ti sta dando? Ok, guarda, la Fondazione si avvale diciamo anche dell'esperienza formativa pluriennale del Cine TV Rossellini e quindi comunque c'è un'esperienza dietro alle spalle, una storia importante sui professori che ci sono. E poi la cosa importante è che diciamo, moltissimi professori, anzi la maggior parte, vengono tutti dal mondo del cinema o del mondo della TV, quindi sono dei professionisti e insomma vieni subito calato in una realtà di lavoro. La caratteristica più importante che abbiamo noi poi è il fatto che facciamo tantissime ore di stage, quindi comunque già in parte lavoriamo, quindi non studiamo solamente, e questa è la parte
più importante del nostro corso. Quindi sì, assolutamente consiglierei di farlo, perché secondo me è organizzato bene, è strutturato bene, stiamo imparando molto e anche ci stiamo specializzando molto, quindi spero e penso che poi anche per il lavoro ci sia molto utile, quindi lo consiglio. Perfetto, vive i giovani, vive la Fondazione Rossellini, vive il Festival del Cinema di Roma. Questa puntata di Offset finisce qui, anche se dietro le nostre spalle vediamo ancora tanto movimento, vero Francesca? Eh sì, c'è ancora tanto movimento perché evidentemente la programmazione è fantastica quest'anno. Il Festival del Cinema di Roma è sempre una garanzia. È vero, alle nostre spalle c'è ancora molta gente, Alissa, ma noi vi ringraziamo per averci seguito e ci vediamo domani su Offset. Per il nostro speciale sul cinema. Grazie a voi e un saluto a Offset. Un saluto ad Offset. Ragazzi di Offset, mi raccomando, tantissima energia, tanta carica, spaccate tutto, il mondo deve essere nostro. Offset. Allora, un saluto a tutti gli spettatori di Offset.